Ah, è un'opera importante, certamente è una delle grandi opere che lascerà il segno e avrà implicazioni importanti nell'assetto urbanistico e nell'organizzazione della mobilità della città capoluogo. Io ritengo che proprio partendo da questo investimento, che è significativo, la città di Catanzaro deve ripensare più complessivamente il suo sistema di relazioni con intanto con l'area di Germaneto, dove non bisogna dimenticarlo c'è l'università e il policlinico, dove c'è è sorta la cittadella della regione, e fra qualche mese si sposteranno gli uffici della regione, quindi funzioni importanti che nel corso dei decenni hanno avuto allocazione nella città di Catanzaro. Io credo che la città capoluogo, per rilanciare la sua funzione, ha bisogno anche di ripensare il rapporto tra il centro storico e questa nuova realtà. Ho posto questo problema questa mattina come elemento di riflessione anche al sindaco, alle forze democratiche di questa città, perché la regione vuole aiutare il rilancio della città capoluogo e naturalmente il centro storico deve essere rivalorizzato, recuperato, deve essere reso punto di riferimento ancora più importante, perché noi non possiamo permetterci di spoliare un patrimonio storico, una identità, un patrimonio urbanistico che storicamente ha segnato la vita della nostra regione. Quindi ho posto questo problema perché credo che attraverso un confronto e una sinergia si può determinare un rilancio anche in presenza di fattori di spostamento, di uffici, di funzioni e di importanti realtà di servizio, diciamo. Ma credo che questo sia un momento veramente storico per la città di Catanzaro, perché questa importante infrastruttura cambierà completamente il sistema dei trasporti, sulla mobilità quindi nella nostra città, riqualificherà sicuramente alcune zone dei quartieri a sud della città, ci saranno tutte le nuove stazioni anche di fermata, ma soprattutto i nuovi spazi per parcheggi custoditi. E dovremmo contribuire sicuramente a fare un'integrazione con la MC, perché laddove ci sarà questa metropolitana non converrà sicuramente utilizzare anche il trasporto su gomma, ma è importante il collegamento su Germaneto. Germaneto, da qui a qualche mese verrà inaugurata la nuova sede della regione, c'è l'università e quindi avere il collegamento con Germaneto credo che sarà sicuramente visibile a tutti il fatto che si avvicini questo importante quartiere, questa importante zona che ormai è diventata una zona soprattutto degli uffici, con il centro storico di Catanzaro. Poi questa apertura che c'è stata comunque anche di questa giunta regionale a voler dialogare col comune di Catanzaro per quanto riguarda il centro storico, perché dopo questa realizzazione di questa metropolitana la parte più difficile, ma che ci interessa di più, è recuperare fortemente il centro storico, e quindi abbiamo messo su in cantiere una serie di progetti, alcuni dovranno essere finanziati da qui a poco, ma soprattutto vorremmo concentrare tutta la misura che abbiamo a disposizione nell'agenda 2014-2020 tutto quanto riqualificando gli edifici storici più importanti nel centro storico. Per questo c'è un accordo anche con la provincia per utilizzare questi immobili che sono di proprietà della provincia e soprattutto portare gli studenti nel centro storico.